Benvenuti in questo video, io sono Salvatore Manfredi, sono un ufficiale di navigazione e oggi proverò a rispondere a questa domanda. Come mai le navi galleggiano? Ma questo subito dopo la sigla. Bene, se siete finiti su questo video è perché vi siete posti proprio questa domanda e siete curiosi quanto me. Intuitivamente verrebbe da pensare che le navi dovrebbero affondare, sì. Perché appunto sono fatte di metallo, sono fatte d'acciaio. Noi se buttiamo in acqua un pezzo di metallo, che sia una chiave, che sia una monetina, questa tenderà ad affondare, differentemente da un pezzo di legno, un tronco, un pezzo di plastica. Ma come si spiega questo fatto? Beh, per spiegare questo fatto dobbiamo ricorrere a un principio fisico, ovvero il principio di Archimede. E il principio di Archimede ci dice che un corpo immerso in un liquido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del volume del liquido spostato. Detta così sembra una formuletta anche abbastanza difficile, no? Ma in realtà è molto più semplice di quanto si può pensare. Prima di tutto, perché esiste questa spinta? Beh, la spinta è dovuta al fatto che all'interno dei liquidi esiste una pressione. Una pressione che viene esercitata in tutte le direzioni, in qualsiasi punto del liquido, e che è dovuta appunto dalla colonna sovrastante del liquido stesso. Questa pressione, che appunto nel caso dell'acqua viene definita proprio pressione idrostatica, e voi ne potete avere prova quando per esempio andate in acqua, andate al mare e provate ad immergervi, scendendo di profondità vi inizieranno a far male le orecchie. Ed è proprio questo il motivo, perché esiste una pressione idrostatica. La pressione idrostatica che viene esercitata in qualsiasi direzione, in ogni punto del fluido, è quella che ci dà la spinta di Archimede, è quella che fa galleggiare i corpi. Ma com'è possibile? Beh, semplicemente perché quando appunto immergiamo un corpo all'interno dell'acqua, cosa succede? Che la pressione laterale viene controbilanciata, quindi il corpo non si muoverà né lateralmente né avanzerà o andrà indietro. Ma dov'è che non è bilanciata? Beh, vi farò un piccolo disegnino per capire bene. Bene, dal disegnino capite che non è bilanciata da sopra, perché da sotto abbiamo la pressione, ma da sopra c'è l'aria. È vero, anche l'aria ha una certa pressione, la pressione atmosferica, ma questa è ininfluente. Ora, perché le navi galleggiano? Non l'abbiamo ancora specificato. Abbiamo detto che un corpo immerso in liquido riceve una spinta da basso verso l'alto pari al peso del volume del liquido spostato. Ciò significa che se il peso di quel corpo sarà a parità di volume, se il peso di quel corpo sarà inferiore al peso del volume del liquido, quindi al peso del volume dell'acqua, allora questo galleggerà. Ma se a parità di volume questo corpo è più pesante, tenderà ad affondare. Questo è dovuto alla densità. La densità non è altro che il rapporto fra massa e volume, quindi a parità di volume il corpo che avrà una densità maggiore a quella dell'acqua sprofonderà, quindi non riuscirà a galleggiare, mentre un corpo con una densità inferiore a quella dell'acqua appunto galleggerà senza alcun problema. Ma comunque non si spiega perché le navi riescano a galleggiare nonostante siano fatte d'acciaio. La risposta sta nel fatto che la parte immersa della nave, chiamata carena, non è un blocco di acciaio unico, ma è composta dallo scafo, che è fatto d'acciaio, sì, ma all'interno è vuota, c'è aria. Certo, ci sono altre cose come appunto il motore, liquidi come acqua per la zavorra oppure combustibili, ma alla fine, diciamo, questi risultano essere una piccola parte in confronto a tutta la carena, che è soltanto aria, sostanzialmente. E come ben sappiamo, l'aria è molto ma molto meno densa rispetto all'acqua, ed ecco spiegato perché le navi riescono a galleggiare, e non solo riescono a galleggiare ma riescono a portare anche tantissimo peso. Immaginate le navi da carico, le petroliere,
le navi contenitori, e quindi portano dei pesi veramente notevoli e riescono a rimanere a galla senza alcun problema, proprio perché la carena è composta principalmente, diciamo, di aria, tra virgolette. Ed è facile intuire, quindi, anche perché se appunto avviene una falla, se la nave, la carena, per meglio dire, si riempie d'acqua, questa sarà destinata, se l'entità della falla è abbastanza grave, sarà destinata ad affondare, come abbiamo visto. Perché appunto quella aria, tra virgolette, verrà spodestata dall'acqua e quindi la nave, carena, sarà composta da acqua più acciaio, equivale affondamento. Ovviamente le navi hanno delle tolleranze. Questo cosa significa? Significa che ci sono dei limiti entro i quali una nave si può allagare, cioè alcune compartimentazioni della nave possono allagarsi in maniera tale da limitare l'allagamento e cercare di far rimanere a galla la nave con anche alcuni requisiti di stabilità. Ovviamente è un limite, nel senso, oltrepassato il quale quasi sicuramente la nave affonderà o si capovolgerà. Quindi non esistono navi inaffondabili, ma non voglio dilungarmi troppo su questo, perché questo è un argomento di altro video. Se vi sono stato aiuto e sono stato abbastanza chiaro, vi prego di mettere un like, di lasciare un commento, e se volete approfondimenti anche riguardo alla compartimentazione delle navi, eventuali allagamenti, eccetera, eccetera, vi invito a commentare, a lasciare un'opinione. Ad ogni modo, iscrivetevi se siete interessati alle navi, al mondo marittimo, perché cercherò di portarvi quanti più contenuti possibili proprio in questi ambiti. Un saluto a tutti, ciao!